Buonasera a tutti, aspettiamo che si collega un po' di gente e poi iniziamo questo evento extra capitato proprio oggi, nel giorno di festa. Bene, buonasera a tutti. E faccio questa diretta esclusiva perché purtroppo ieri sera, come avete notato, è successo un episodio molto molto sgradevole, un episodio che ha toccato profondamente il sottoscritto e i ragazzi di Nichirin. Stanno lavorando insieme a me. Il comunicato di oggi è fondamentale, fondamentale perché io personalmente, come tutto il resto della squadra, ci siamo allontanati e staccati più Italia. Più Italia che è nato a Nichirino. Con tanto entusiasmo, con tanto entusiasmo, con tanta voglia di fare, perché era un po' una sfida con noi stessi, un partito nuovo su una città come Nichirino, da soli, contro tutte le altre forze politiche. Ma io penso sempre una cosa, e sono abituato a pensarla perché ho una mentalità molto molto aperta. Penso che dopo una tempesta esce sempre il sole e quindi oggi addosso a noi è arrivato uno tsunami inaspettato e ci siamo subito, subito allontanati dal partito subito allontanati per rispetto prima di tutto di Nichirino, per rispetto della gente che ci dà fiducia e per rispetto di tutte quelle persone che fino a stanotte alle 4 di mattina mi chiamavano chiedendomi come stavo. Questa per me è una cosa importante, li voglio ringraziare pubblicamente. Non ho dormito tutta la notte perché il telefono squillava a tutto andare, però questo mi fa capire che ci sono ancora persone in giro che non si focalizzano solo su un filmato delle Iene, ma riescono ad andare oltre. Che poi, attenzione, attenzione. Questo filmato, da una parte, a me personalmente potrebbe portare comunque dei grandi vantaggi perché Golia ha sottolineato l'entusiasmo che Farina, Alex e Nichirino ci metteva per più Italia, arrivando al punto di creare un inno e regalarlo al partito. Quindi, detto questo, io sono orgoglioso della mia squadra, sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo. È da ieri sera a mezzanotte che ripeto, ricevo telefonate, ma ricevo anche tantissimi insulti, di gente che io non conosco, non mi sono mai seduto al tavolo a parlarci 5 minuti. E questa è una cosa che comunque mi spiace perché io non sono mai abituato a giudicare qualcuno, non sono io la persona che deve giudicare qualcuno perché non ho nessun titolo, ma vi posso garantire che
Nichelino e i ragazzi che lavorano a Nichelino per la politica possono andare a testa alta tutti quanti, perché siamo una squadra forte, perché abbiamo creato un inno che aveva comunque i nostri valori e i nostri ideali. Qualcuno ha detto che faceva schifo, per carità, ci può anche stare. Qualcuno anche ha detto che era un inno molto molto bello. E questo mi fa piacere perché comunque quando lavori e dedichi delle ore e dedichi magari delle ore anche togliendole la famiglia, fa anche piacere. E questo ad oggi è tutto quello che mi rende orgoglioso e mi rende felice. Se devo parlare oggi di Fabrizio Pignalberi oggi è una persona che politicamente parlando a noi non ha creato mai nessunissimo problema, però dopo ieri sera ha creato un danno non solo a Nichelino, ma ha creato un danno proprio a livello nazionale. E quindi mi sento in dovere di dire pubblicamente che più Italia a Nichelino non ci sarà più. Ma questo non vuol dire che non ci sarà più Farina e non ci sarà più i ragazzi. Ci presenteremo con una lista civica affiancata ad un'altra lista civica sempre creata da noi e noi continuiamo a testa alta nel nostro progetto. Tutti mi chiedono spiegazioni, mi fanno domande. L'unica spiegazione che oggi posso dire è che non mi sento tradito. Perché io Fabrizio Pignalberi lo conosco da 3 o 4 mesi, sono più che altro deluso, perché credevo in Più Italia, credevo nel progetto di Più Italia, ho detto di no a dei partiti locali che mi volevano e io ho puntato sul progetto di Più Italia. E ho detto di no. Oggi Più Italia è una squadra che è andata a fallire, ma chi faceva parte di Più Italia non è fallito. Anzi, vi posso garantire che torneremo più forti di prima, perché noi siamo una squadra forte. Io volevo ringraziare tutte le persone che sono nella mia lista perché hanno dimostrato che non hanno abbandonato la barca. Questo mi fa piacere. Sono nervoso, molto nervoso perché purtroppo la gente è cattiva, molto cattiva, e lo sto provando sulla mia pelle. Ma si va avanti, non c'è nessunissimo problema. Abbiamo le spalle belle larghe. E mi spiace di aver coinvolto dentro questo polverone tutte le persone che conosco, ma alla fine si sono rivelate persone che anche nel momento di difficoltà mi stanno vicino e non mollano il loro progetto politico. E questa è la cosa che mi interessa di più, perché io a Nichelino sono nato, e questa città è importante, voglio e vogliamo fare bene. E questo, ma guarda Flavio, sono lacrime di nervoso perché credimi, da ieri sera, da stanotte mi hanno, scusate il termine, mi hanno veramente caricato di insulti, ma
a gratis, non conoscendomi, persone che io non ho mai visto nella mia vita, mai visto nella mia vita, ma non, sono lacrime di rabbia perché se dovrei sfogare tutto il nervoso che ho addosso, guarda, mi servirebbe un muro profondo chilometri. E quindi in questo momento parlando con voi mi sto anche un po' liberando di quello che ho dentro, mi sto sfogando insieme a voi. E questo è una cosa molto importante perché tenersi le cose dentro non va mai bene. Però volevo spiegarvi bene di come è andata la cosa. Io a gennaio ho aderito a Più Italia e a marzo ho ricevuto due telefonate anonime, di cui io alla prima telefonata ho chiesto alla signora che era al telefono di identificarsi, di farmi vedere il numero di telefono. Perché io non avrei parlato con gente che mi chiama col numero privato. E mi ha detto: guarda, abbiamo fatto questa chiacchierata, non fare più parte di Più Italia, lascia perdere Pignalberi e vai avanti per la tua strada. E mi ha anche detto che mi avrebbe richiamato e l'ho sentita poi forse dopo 15 giorni, dicendomi: ma ti avevo detto di non dire niente, sappi che questa persona che tu hai a fianco è una persona da lasciare stare, se mi vuoi ascoltare bene, se no pagherai le tue conseguenze. Oggi mi ritrovo un messaggio su Facebook, dove mi dicono: non ci hai voluto ascoltare, adesso tieniti questa gran figura di merda. E quindi sono persone che me l'avranno fatto apposta, non so cosa, non so il loro obiettivo qual era, ma sicuramente me l'avranno fatto apposta. Quello che voglio solo sottolineare è che io prima di aderire al partito Più Italia mi ero informato sul presidente, sapevo che anche a livello di casellario giudiziario non era mai stato in carcere, aveva sempre, cioè non c'era niente su di lui, e questa è una cosa che comunque mi ha fatto poi lavorare serenamente con il partito. Oggi comunque la prima cosa che ho fatto stamattina, appena mi sono alzato, ho mandato un'email alle Iene perché io ho un'immagine. Io a Nichelino, ripeto, sono nato e sono cresciuto, ho un'immagine, arrivo da una famiglia di operai dove non mi hanno mai fatto mancare niente, mi hanno insegnato l'educazione e il rispetto delle persone. E ho chiamato, ho mandato un messaggio a Golia dicendogli che io ho bisogno che loro vengano qua a Nichelino, perché io ho bisogno di replicare questa cosa che mi hanno fatto. Che poi ripeto, attenzione, adesso leggo messaggi, leggevo messaggi stupidi, insulti alle donne. Io, signori, io nella mia vita le donne le ho sempre venerate e le ho sempre trattate benissimo. Sono un gentiluomo. Oggi posso dire che ho una donna a fianco dove mi fa star bene, dove stiamo benissimo insieme. Non ho mai insultato nessuna donna nella mia vita, non ho mai truffato nessuno nella mia vita. Io faccio un lavoro dove ho a che fare con le persone. Per carità, posso essere amato, odiato. Negli affari non è che uno è sempre perfetto, però mai nessuno in 17 anni che lavora a Nichelino, 18 anni, si è mai permesso di dire mi hai rubato questo o altro.
L'unica colpa che oggi mi sento, mi voglio accollare è quella che io sono troppo buono e mi fido sempre di tutti. E penso che tutti siano in buona fede come me. E questa volta non è stato così. Questa volta è stato grande e un grosso scivolone. La cosa che mi dà la carica, ma che nello stesso tempo mi fa capire le persone che ho attorno e che pochissime persone della politica locale mi hanno telefonato. Mi aspettavo molte, ma molte più telefonate. Dai politici locali per chiedermi spiegazioni, per chiedermi Alex che cosa è successo. Sai, sentirmi a casa mia protetto, no? Perché io faccio parte di un partito, ma io abito a Nichelino. E questo non è successo. Ma questo mi dà ulteriore forza per ripartire e per far bene. Perché io non mi fermerò dopo questa vicenda. Come vi ho detto, creerò una lista civica chiamata Uniti per Nichelino, insieme alla lista disoccupati, e poi se ci sarà la possibilità di chiudere un'altra lista, bene, se no andremo con queste due liste qua. Nichelino, deve sempre viaggiare a testa alta, sempre, indipendentemente da che cosa succede. Oggi, ripeto, abbiamo subito uno scivolone grande, ma ci rialziamo. Invito tutte le persone che non mi conoscono di evitare di scrivere cattiverie su di me, perché io non sono quello che voi scrivete. Con me non avete mai parlato. Vi invito magari, se passate a Nichelino, di conoscermi, così capite veramente che persona sono. E ringrazio le persone che mi conoscono e mi stanno telefonando per comunque tirarmi su di morale. Una cosa che mi fa strano, molto strano, è che in questo polverone è finito Nichelino. È finito Nichelino con la faccia di Alex Farina. Grazie a Dio hanno oscurato le altre facce, perché gli altri ragazzi non c'entrano niente. Ma nessuno c'entra niente in questa vicenda, nessuno. Noi facciamo parte di un movimento politico. Oggi, se il nostro presidente fosse stato Berlusconi, fosse stato Renzi, fosse stato Conte, cioè, fosse stato, che ne so, un politico a livello nazionale, oggi non avremmo più a parlare di niente, di niente. Invece stiamo qua a parlare di un personaggio che comunque a livello politico non è conosciuto e prima di nascere è morto. E ripeto, mi dispiace perché comunque era stata creata un'atmosfera come si dice, e intorno a questa atmosfera politica c'era la voglia di emergere, però tutto questo non è possibile. Mi hanno detto che dovevo lasciare subito, dare subito le dimissioni, ma prima di dare subito le dimissioni volevo capire che cosa mi stava investendo, perché da un momento all'altro stavo mangiando con la mia compagna, non ero a casa, mi sono arrivati 500 messaggi uno dietro l'altro, il cellulare si è impallato, Alex, stai bene? Cosa è successo? Purtroppo questo fa parte della vita e la politica è bella perché è bella, appassiona
Mi sento di far parte sempre di quei politici onesti, perché noi siamo onesti, il mio gruppo è fatto di persone oneste, di gente che ha voglia di dimostrare. Cristian Sicchirollo, Alex, chiarisci bene la tua posizione. Ma la mia posizione l'ho detto, Cristian, io sono fuori da più Italia e niente, non ho niente più a che fare con questo partito. Mi candiderò con due liste civiche, una Uniti per Nichelino e l'altra i Disoccupati per Nichelino e Alex Farina sindaco. Leggevo, coraggio Alex, ci riprenderemo. Mariana Mancini, tutti i commenti negativi credo che arrivino da persone che nemmeno conoscono. Sì, purtroppo sì, perché chi mi conosce sa che persona sono. Gigi Armani denuncia per diffamazione, come fa? Ma io, Gigi, io non denuncio nessuno. Purtroppo la televisione porta questa euforia verso delle persone che non riescono a controllarsi davanti al telefono. Io non voglio denunciare nessuno. Io voglio solo far capire alle persone che Alex Farina è la persona giusta per Nichelino. Punto. Non voglio denunciare nessuno. Anzi, io sono ben disposto a incontrare queste persone che mi hanno insultato e a farle capire che cosa voglio fare e farle capire il mio progetto politico. Allora, noi Mattia Marisone, Alex, usciamo insieme, ripartiamo insieme. Non ti preoccupare, le scuse non le devi a noi. Sono del gruppo che lavora affinché l'Italia ripetesse queste. Chi ti conosce sa che persona sei, grazie. Denuncia praticamente, dai Alex, partiamo la fabbrica, noi siamo persone oneste, sicuramente, gli devi spiegare niente, tu hai la coscienza pulita e stop. No, io sicuramente mi sento a posto con la coscienza in tutto, io non ho fatto niente. Ale, ti conosco e sono certo che tu non hai niente da condividere con le truffe. No, proprio per niente. Volevo rispondere a un messaggio che mi è passato davanti, ma non ho avuto il tempo di fermarlo. Eri leale in campo e lo sei sempre stato anche fuori. Vai avanti a testa alta. Ciao Giuseppe, grazie. Vincenzo Miele, ciao Ale, vai a testa alta. Io ti conosco, la famiglia Farina, so che è una famiglia. Questo è l'aspetto che conosco. Giuseppe, figuriamoci. No, certo, io andrò sempre a testa alta. Purtroppo mi spiace davvero che in qualche modo il tuo nome sia stato associato, ma in realtà il mio nome non è stato associato. Allora, il mio nome è stato preso perché io, poi non so, da Torino, dal Piemonte alla Sardegna, forse sarò quello che ci avrà messo più entusiasmo, non lo so, o hanno detto proprio Alex Farina. Sono stato preso di mira da Golia perché dice che io ero quello che ci metteva più entusiasmo a tal punto di fargli un inno. Ho capito, ma quando uno lavora e ci mette entusiasmo, i risultati poi sono questi. Dai Alex, pure a noi che fre, mi dispiace per te, spero di conoscerti di persona. Dai, pure a noi ci ha fregato, mi dispiace. Mi dispiace per te, spero di conoscerti di persona. Giuseppe Serafino, ho seguito molto, ma non bisogna mollare mai. Alex, ma sei un grande, sempre a testa alta. Mi dispiace per te, abbiamo fatto tanti appelli, un consiglio cambia partito. Ma allora, Donatella Montareali, mi dispiace per te, abbiamo fatto tanti appelli. Ma Donatella Montareali, visto che tu mi scrivi che io non ho ascoltato il tuo consiglio, io non ho ascoltato il tuo consiglio per il semplice fatto che mi avete chiamato col numero privato e io con il numero privato non parlo a nessuno. E se
avevi così ragione, perché non mi avete chiamato col numero che si vedeva? Quindi ti rispondo a questo messaggio che tu mi stai dando: cambia partito. Ma io cambio partito dal momento che reputo di farlo, l'ho fatto, ho cambiato partito per la mia gente e per Michelino, non perché sicuramente me lo sta dicendo lei. Germano Marchetti da Gennaro, coordinatore cittadino di Bigo, ok, abbiamo creato una lista civica, certo. Alex, non ci conosciamo, ma so che sei una persona onesta e sta mettendo anima e cuore in quello, certo, ok. Stavo scorrendo quei messaggi perché siete tantissimi, va veloce. Nessuno ha ascoltato la disperazione delle vittime. Avete fatto orecchie da mercante mentre c'erano persone sull'orlo del baratro. Ma allora, io voglio rispondere a questa persona che continua a scrivere nonostante sta facendo una diretta. Noi non abbiamo messo sul baratro nessuno, signora Donatella. Forse è lei che si sta spiegando male. Nessuno ha ascoltato la disperazione. Nessuno. A me mi avete chiamato due volte con il numero privato dicendomi di lasciare il partito. Punto. Questo mi avete detto. E vi voglio dire anche un'altra cosa, perché ve lo meritate. Se volete danneggiare una persona, si danneggia nel personale, non in un partito politico, perché oggi è capitato a me. Poteva capitare a un padre di famiglia, ma nello stesso tempo ha preso di voragine tutte le persone che hanno creduto in un progetto politico. Quindi voi non siete stati neanche leali nei confronti di chi aderito a un partito. Voi avete detto: chi sta con Pignalberi paga il prezzo. E questo non è corretto. Questo non è per niente corretto. Perché io, Pignalberi abita a casa sua a Frosinone, noi abitiamo a Torino, non vivo con Pignalberi, non so della sua vita privata. Io con Pignalberi mi sentivo esclusivamente per il partito. E ripeto, con noi non si è mai comportato male. E oggi mi sento dire: ti avevamo avvisato, ora fatti la figura di merda. Ma no, non è corretto così, eh. Non è per niente corretto. Perché io mi faccio la mia figura di merda, però voi siete stati veramente delle persone poco, poco leali. Detto questo, voglio andare avanti perché non mi voglio. Sempre a testa alta, Alex, sei una brava persona e ti conosciamo, lo sai. Certo, Marco. Ma chi è? Ieri sera non è oscuro di tutto. Comunque si sono vicino. Mio gente, dai, Alex, ci crediamo avanti. Mettiamoci quando. Onore. Altrimenti. Per la tela purtroppo siamo caduti nel bano, certo. Comunque, Vincenzo, quello che fa il butto è stato anche un video di donne. Comunque, io non voglio rubare al tuo tempo nessuno, Mariana Mancini, ma lei non ha nient'altro da fare prima che ha dato dei consigli a Farina e poi dice che non l'ha mai chiamato. Donatella cerchio sociali. Allora, guardate, io, Alex sarà del PD, lasci perdere. Donatella, fatti una passeggiata. Allora, io non voglio rubare altro tempo a nessuno. Io voglio soltanto dire che ho voluto fare questa diretta per dire che non c'è più Anichelino Italia, più Italia. Ci saranno delle liste civiche. E continuo a leggere: non ti ho mai chiamato. Ma come non? E chi mi ha avvisato? Con chi ho parlato io? Con una segreteria telefonica? Avrò parlato con una segreteria telefonica. Se non ho parlato con lei, con chi ho parlato? Mi dica allora con chi ho parlato, perché allora non mi state ancora dicendo con chi ho parlato e con chi mi ha consigliato di lasciare il partito. Perché non ci mettete la faccia e mi dite chi mi ha detto di lasciare il partito? Abbiamo capito, ci hai chiuso. Signora Donatella, mi spiace. Comunque,
voglio chiudere la diretta dicendo grazie, nuovamente grazie alle persone che mi hanno cercato e hanno chiesto come stavo. Ringrazio tutti. Da domani si ripartirà con Uniti per Nichelino e Disoccupati per Nichelino. Andiamo avanti a testa alta e senza nessunissimo tipo di problema. Leggo solo l'ultimo messaggio che mi dice: scusa, ma prima hai detto che non hai risposto. No, io ho detto che ho risposto al numero privato dicendo a chi mi ha contattato di chiamarmi con il numero visibile. Punto. Io ho detto questo e non ho mai più sentito nessuno. Detto questo, chiudiamo la diretta. Grazie a tutte le persone che sono intervenute. Da domani ripartiremo più forti, perché dobbiamo dimostrare alla città che Farina c'è e il suo gruppo anche. Grazie a tutti e buona serata. Ciao.